Per ricevere e gestire i messaggi del tuo account Aruba, utilizza l'app Mail del tuo iPhone. La prima volta che apri Mail, ti potrebbe venire richiesto di aggiungere un account. Nella finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di domini di account email. Tocca Altro. Se stai già utilizzando uno o più account email, vai su Impostazioni, scegli Mail, Account, Aggiungi account, Altro, Aggiungi account mail. Adesso inserisci le informazioni del tuo account. Nome, il nome che desideri venga visualizzato dai destinatari dei tuoi messaggi di posta elettronica, email, l'indirizzo di posta elettronica, password, la password della casella. Descrizione, una breve descrizione del tuo account. Tocca Avanti per procedere. Seleziona il tab Pop. Nella sezione Server posta in arrivo, inserisci il nome host della posta in entrata, cioè pop3s.aruba.it. E inserisci su nome utente l'indirizzo di posta elettronica e una password per la casella. Nella sezione Server posta in uscita, inserisci il nome host della posta in uscita, smtps.aruba.it, e su nome utente ripeti l'indirizzo di posta elettronica e poi la password della casella. Tocca Salva per continuare. Attendi qualche istante. Ok, la configurazione è andata a buon fine. Le informazioni sono state rilevate e tutti i parametri risultano configurati correttamente. Ritorna alla schermata principale e accedi alle impostazioni del tuo iPhone. Tocca Mail, poi Account e dall'elenco degli account precedentemente configurati seleziona la casella appena creata. Seleziona SMTP e poi smtps.aruba.it. Verifica che l'opzione Usa SSL sia abilitata, che in corrispondenza di autenticazione sia impostato password e che la porta server sia 465. In caso contrario, modificala. Tocca Fine per salvare le informazioni. Attendi il salvataggio delle nuove impostazioni. Torna indietro nella schermata Avanzate. Da Server della posta in entrata, verifica che l'opzione Usa SSL sia abilitata, che in corrispondenza di autenticazione sia impostato password e che la porta server sia 995. In caso contrario, modificala. Torna indietro fino alla schermata dell'account e tocca Fine per completare la configurazione. Un'ultima cosa. Prima di considerare terminata la configurazione dell'app Mail, esegui un test di controllo, inviando un messaggio all'indirizzo di posta, al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi.